Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo, che a differenza delle altre puntate, questa verrà caricata praticamente subito. Questo per accompagnarvi verso il Natale del 2016. Faremo diversi video hacks, chiamiamoli così, e praticamente, come vedete, lo studio è stato rimodernato non di poco, però quello che vedrete proprio effettivo sarà a fine 2017, sì, perché ho creato video quasi fino a dicembre, e adesso tenterò di ripristinare la programmazione più naturalmente possibile, rincominciando dall'inizio 2017, in modo che così non diventi una palla andare a rivedere tutto con una lentezza assurda. Ma soprattutto verranno caricati due episodi, sempre uno alle 21 con la caratteristica che abbiamo impostato in automatico, che va appunto per il 2017 prima edizione, e poi alle ore 20 la prima edizione però seconda. Mi sono incasinato, vabbè. Quest'oggi volevo fare un piccolo hack perché girando su internet ho trovato dei supporti, dei mount per gli obiettivi 8 mm. Obiettivi che si vedono praticamente di solito su delle normali telecamere di videosorveglianza, però che vengono montate su delle reflex ultra costose. Quest'oggi, essendo che io non ho voglia di spendere circa 25 euro, 27 euro, 30 euro, 60 euro per queste cose, ho smontato la mia vecchia telecamera di videosorveglianza che ormai non funziona più e uno di questi copri obiettivi, essendo che una macchina fotografica non è che mi funzioni più tanto bene, anche se vado a usufruire del suo vecchio tappo non credo che soffrirà più di tanto, anche perché anche lei è prossima ad essere buttata nella monnezza. E quindi niente, iniziamo subito dopo la sigla. Allora, prendiamo il nostro tappo della Nikon, appunto quello che stavo dicendo prima. Mi scuso se l'immagine risulterà un secondo un filino in bianco e nero e con schizzi di colorazione, ma sto utilizzando la telecamera di videosorveglianza per fare tutto ciò, in quanto non avevo abbastanza spazio per posizionare una telecamera professionale. Ora, spostiamo un secondo il saldatore, andiamo a prendere un secondo il nostro tappo e andiamo a prendere l'8 mm che andremo poi ad installarci sopra, che poi 8 mm non si chiama ma 6 mm, però vabbè, questa cosa è tutta un fattore che dobbiamo calcolare. E prendiamo l'anello che poi andremo ad installarci sopra, prendiamo uno di questi pennarelli stabilo open con punta finissima e iniziamo a girarci intorno, quindi creando, insomma, dobbiamo creare il cerchio perfetto. Ovviamente lui si muoverà, quindi se si muove io vi consiglio un'altra cosa per essere sicuri che questo non si muova più. Prendete un po' di colla a caldo, quindi andate a posizionarla poca, solo giusto giusto per tenere l'anello momentaneamente bloccato, in modo che così possiamo andare a fare il cerchio liberamente. Togliamo l'anello e abbiamo fatto il nostro cerchio. Quindi abbiamo il nostro cerchio, quindi quello sarà la linea guida da seguire. Ora, se non avete un drill, potete sciogliere la plastica con un saldatore. Ovvio, puzzerà un pochettino di più. Ok, e possiamo andare a muoverci con la colla a caldo.
mettiamone un buono strato senza esagerare, perché vi ricordiamo di non andare neanche a provare sul sensore prima di aver asciugato completamente la colla, in quanto se cade dentro il sensore siete poco fregati, perché costa 120 euro la pulizia, e se la colla a caldo dovete probabilmente anche cambiare l'intero sensore. Però vabbè, andiamo a metterlo. Ovviamente questa è tutta una roba approssimativa per non pagare 27 euro di roba. Stessa cosa facciamo dietro, però prima attendiamo che si asciughi. Beh, allora, il nostro sistema funziona. In teoria riesco a mettere a fuoco. Si svita perché ovviamente non l'ho agganciato bene. Ora non si dovrebbe, infatti non si svita più. Questo dovrebbe essere l'obiettivo 8 mm, l'ho preso in tutte le caratteristiche uguale. La messa a fuoco appunto funziona pian piano che io mi avvicino con il nostro obiettivo, in teoria lui deve mettere a fuoco. Sono alla distanza del 70 mm, quindi in teoria dovrei avere tipo un 70 mm come messa a fuoco. Proviamo, andiamo a vedere su macchina fotografica come si vede. Allora, quello che state vedendo in questo momento è il corpo macchina così com'è, cioè non vede niente perché non ci ho attaccato niente. Ora andiamo. Vediamo se appare qualcosa. Andiamo dall'altra parte. Forse così mi sto distanziando. Io non vedo, e poi c'è la mano, quindi l'obiettivo è rilevato. Ma no, sono arrivato da una parte. Scusate, eh. Cioè non si vede niente, raga. Questo dovrebbe essere il famoso obiettivo che dovrebbe in teoria. Cos'è sta roba? Mi si è sganciato l'obiettivo. Cioè non ha senso, non fa, cioè provo anche davanti a un computer ma non si vede nulla, completamente nulla. Aumentiamo l'esposizione magari perché sono sottoesposto, vediamo, neanche vicinissimo funziona. Cioè non ha senso sta cosa. Io sono vicinissimo allo schermo, non si vede nulla. No, niente. Cioè, raga, come capite? Cioè, quello del sito è una completa stupidata. Alt, vi fermo un secondo. Perché ho scoperto, infatti ho dovuto riaprire praticamente il progetto via Sony Vegas e anche andare a fare diverse ricerche, perché ho scoperto che alla fine non è colpa mia che l'oggetto non metta a fuoco altro, perché la base è quella, è giusta, funziona, infatti l'obiettivo viene rilevato anche se sfocato. Ma il venditore, al momento che ha pubblicato quell'annuncio, ha sbagliato a scrivere. Infatti non è per Nikon Reflex, è per Nikon Mirrorless, che è completamente una cosa diversa, cioè sono sempre delle sorte di Reflex, ma Mirrorless. Quindi non utilizzano la meccanica di una Reflex, ma utilizza l'elettronica. Semplice, come se fosse una macchina fotografica compatta, un pochettino più professionale, ma macchina fotografica compatta. Infatti lì è fattibile perché il sensore si trova un po' più in avanti, cioè si trova molto più in avanti. Infatti queste cose si possono fare con un obiettivo di CCTV, però non funziona con una reflex perché appunto si trova a debita distanza questo obiettivo e quindi la grandezza focale deve essere una roba assurda e anche le lenti ovviamente, se no il risultato è questo ed è quello anche che è successo già con la nostra lente Olga che entrava praticamente pochissima luce e indovinate un po', queste lenti vengono vendute dallo stesso che mi ha venduto la lente Olga. Dopo aver detto tutto questo, ci vediamo al prossimo episodio del Computer Museo. Ciao ragazzi!